come vi anticipavo nell'ultimo vlog, oggi ho intenzione di registrare un video haul, sicuramente, perché avete visto, ho ordinato tantissime cose su Amazon, ma si tratta di un video haul molto molto particolare, perché ho ordinato dei prodotti che solitamente non si ordinano su Amazon, cioè se devo pensare di fare un haul di abbigliamento, come primo sito, sinceramente, non mi viene in mente Amazon, piuttosto Zara, Asos, Zalando. Invece ho scoperto di recente che proprio Amazon ha creato una sua linea di abbigliamento che si chiama Amazon Find, e quindi quando l'ho scoperto ovviamente ho pensato di fare un test. Ho preso, se non sbaglio, 10 capi. Una cosa che ci tengo a precisare: questo video non è in collaborazione con Amazon, non mi hanno inviato assolutamente nulla. Ho assolutamente, come tutte le altre volte, acquistato utilizzando il mio account e assolutamente i miei soldi, quindi non è una sponsorizzazione, è semplicemente una recensione, quindi al 100% veritiera, cioè io non ho ancora visto come sono i capi. Alcune cose sul sito mi piacevano, altre sinceramente ho fatto un po' più di fatica a selezionarle, però insomma nel complesso ho trovato diverse cose carine, appunto un po' in stile Zara, diciamo, e anche come prezzi più o meno erano medio bassi in alcuni casi, ma su alcuni articoli secondo me un pochettino alti, però bisogna appunto vedere la qualità dei capi, perché è la primissima volta in assoluto che compro da Amazon cose di abbigliamento. Cioè, forse era successo quest'estate quando insieme avevamo fatto il video di shopping bendata, però si trattava veramente di pochissime cose e oltretutto non erano del brand di Amazon. E poi era successo anche quando abbiamo ordinato gli articoli meno votati, così da recensirli insieme. Ma se no, non è appunto proprio un sito su cui mi oriento quando voglio comprare qualcosa di abbigliamento. Ovviamente mi stavo dimenticando di dirvelo, però ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia e soprattutto eventualmente di segnalarmi delle linee di abbigliamento che vorreste che provassimo insieme, così da recensirle magari su dei siti un po' diversi dal solito, come è successo in questo caso, cioè appunto dei siti che in generale non si occupano di abbigliamento. E ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale se non foste ancora iscritti e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Inizierei a spacchettare questa busta, sinceramente è tutto con Prime, c'era solo un maglioncino, se non sbaglio, che mi piaceva, che però alla fine ho tolto dal carrello, quindi l'ho rimosso dall'ordine all'ultimo momento perché aveva Prime, ma sarebbe arrivato addirittura settimana prossima, quindi avrei dovuto aspettare a spacchettare tutto solo per quel capo, per cui ho deciso di rinunciare. Il resto è arrivato tutto nel giro di un giorno. Comunque vediamo. Allora, qui dentro abbiamo due cosine. Prima di tutto c'è questa che dovrebbe essere la gonna. Esatto. Mi sembra un po' grandina vista così rispetto alla foto, comunque è molto carina, è molto simile ai modelli che piacciono a me, ha la cerniera che però arriva solo fino a metà gonna e poi ha le taschine sia sul retro che qui sul davanti. Per il resto, appunto, classica stampa animalier che piace a me. Di questo ho preso l'XS che corrisponde a una 40 e l'ho pagata 30 euro. Sono curiosa di vederla indossata perché così mi piace ma non mi fa impazzire, a parte vabbè la maglia che non c'entra niente, però la gonna è sinceramente un pochettino larga, e anche se è il modello che di solito compro e indosso volentieri, non lo so, non mi sembra che questo renda particolarmente giustizia rispetto magari appunto agli altri che acquisto. Boh, mi sembrava più carina sul sito, oltretutto adesso non ci sto praticamente più nell'inquadratura, però arriva abbastanza lunga, tipo messa con lo stivale al ginocchio, secondo me non ci starebbe tantissimo, quindi questa qui aspetto di sapere cosa ne pensate voi, però mi sa che la restituirò. E sempre nella stessa busta c'erano anche questi jeans che andiamo a guardare subito. Li ho presi a palazzo, quindi è normale che siano larghissimi sul fondo. Mi piacciono tantissimo perché rimangono fatti in questo modo, quindi con questo effetto non cucito, però sono veramente molto molto lunghi, quindi penso che nel caso mi andasse bene la taglia e dovessi accorciarli, tutta quella parte che mi piaceva
sarà difficile che rimanga. Comunque sono dei classici jeans a palazzo a vita alta e per il resto appunto sono molto larghi sulla gamba, quasi dei jeans culotte. Di questi ho preso la taglia più piccola che c'era, che è la 26 ed è 32 di lunghezza, quindi sicuramente sono lunghi, e li ho pagati 42 euro. Come immaginavo sono veramente lunghissimi, ho cercato di fare un'inquadratura decente ma non so bene se ci sono riuscita. Comunque non mi sembra che siano un modello che mi valorizza particolarmente, quindi penso che questi li restituirò, nonostante comunque visti sul sito mi piacessero tantissimo. Non lo so, una volta indossati, anche cercando di stare sulle punte per farveli vedere tutti, non mi convincono per niente, quindi direi che è meglio lasciar perdere e restituirli in questo caso. Altra busta delle magie che apriamo subito, e in questo caso contiene una cosina sola. Credo che questo fosse il vestito che avevo ordinato, ripongo moltissime aspettative. Praticamente rimane fatto con questo effetto super laminato, molto molto carino, però visto così mi sembra piuttosto lungo. Devo assolutamente farvelo vedere indossato per farvi capire più o meno come è fatta la gonna, nel senso che rimane un pochino asimmetrica, un po' più lunga da una parte, un po' più corta dall'altra. Comunque il colore è molto bello, è molto fedele alla descrizione ed è appunto un vestito a maniche lunghe, molto accollato, molto carino per questa stagione. Secondo me, unica cosa, proviamolo, perché vedendolo così mi sa che ho sbiccato taglia. In realtà ho preso l'XS, la 40, e l'ho pagato 22,50 euro invece che 45, quindi era in saldo. Però vedendo l'immagine credo che non mi starà mai come sta a lei, perché le fa da minigonna, penso invece che su di me sembrerà piuttosto una longuette. Questo è il classico esempio che non bisognerebbe mai parlare prima di aver provato le cose, perché alla fine una volta indossato non mi dispiace per niente. Oltretutto adesso cerco di farvelo vedere, però non arriva neanche troppo lungo, semplicemente la parte che rimane lunga non so bene come mettermi, forse così riuscite a vederla, però la parte che rimane lunga è semplicemente lo strascico, e per il resto secondo me è molto carino, molto particolare, il colore mi piace e quindi per me questo è promosso. Adesso so già che me lo boccerete tutti, però a me piace proprio come mi sta. Passiamo a questo scatolone, non so perché abbiano diviso le cose così. Qui ci sono anche le scarpe, perché ho ordinato addirittura due paia di scarpe. Questo è sicuramente il primo paio, apriamole subito. Di queste ho preso il 37, l'ho già visto sulla confezione e volevo farvi l'effetto sorpresa. Ta-da-da, e wow! Sono super sparaflescianti! Allora, sono praticamente degli stivaletti a calza, di quelli che ormai si vedono in giro da tantissimo tempo, ma sono veramente altissimi questi. Non me li aspettavo così alti, sinceramente, come tacco. E sono di questo bellissimo fucsia, che è sicuramente sparaflesciante. Adesso in videocamera sembra ancora più intenso, però dal vivo vi assicuro che ha un colore molto bello e secondo me molto portabile anche adesso che siamo in inverno. Per il resto appunto sono dei classici stivaletti altezza sopra la caviglia, prima del polpaccio, non lo so. Adesso li proviamo e vediamo come stanno, però sinceramente non mi aspettavo un tacco del genere. E questi qui li ho pagati invece che 60 euro 42 euro, c'era lo sconto penso appunto per i saldi. Scarpe veramente molto molto carine, lasciate perdere che le sto indossando con questi jeans, ma erano quelli che avevo addosso in questo momento. È arrivato anche Moichi a controllare se gli piacciono, stamattina è un po' agitato. Comunque sono veramente molto molto belle, ecco. La comodità è un'altra cosa, però la taglia è assolutamente la mia, quindi il numero è quello che compro abitualmente. Sono leggermente strette, come succede per tutte le scarpe a punta, e soprattutto succede ancora di più con i modelli a calza, a quanto ho capito. Comunque mi piacciono tantissimo, devo solo farci un pochino di pratica, ma sicuramente queste le terrò e le userò volentieri. Poi ancora sempre nella stessa scatola c'è anche questo maglioncino, che sinceramente mi sembra di un tessuto un po' particolare ma allo stesso tempo molto caldo. È un mix
tra la ciniglia e il velluto al tatto, per intenderci. È molto carino lilla, quindi secondo me in questa stagione mette un sacco di buon umore e ha la particolarità di avere le maniche a sbuffo e soprattutto non è troppo lungo. Arriva più o meno all'altezza della chiusura del jeans a vita alta, in teoria vedendo nell'immagine. Poi bisogna vedere ora che lo proverò io dove mi arriverà. E mi piace tantissimo sia per gli intrecci sia per come è fatto qui davanti, perché non lo so, dall'immagine sembrava che accompagnasse molto bene la figura e soprattutto la zona delle spalle. Comunque l'ho pagato 27,85 invece di 35 e ho preso sempre l'extra small. Intanto è passato Nio. Ciao Nio, ben arrivato. Ma questo è Moiki che invece fa il matto. Che succede, Moiki? Una volta indossato rimane molto molto carino. È simile, secondo me, a tanti maglioncini e cosine che acquisto abitualmente da Bershka, da Zara, insomma, da Stradivarius nei soliti negozi. E quindi mi convince particolarmente. Secondo me ho fatto una buona scelta. Poi, appunto, mi piacciono proprio tutti i ricami e tutti i disegni. È simile a quelli che acquisto, però è comunque un po' diverso, mi piace come rimangono le maniche, anche come taglia trovo che sia perfetto. Passiamo all'ultimo pacco, che è sempre uno di quelli che avete visto nel vlog. L'ho ufficialmente aperto in modo assurdo, sinceramente, ma va bene. Comunque anche qui c'è una scatola delle scarpe, ma aspettiamo un attimo perché se no mi cade tutto, vi faccio prima vedere le altre cosine che ho preso. Allora, questo qui non ricordo sinceramente cosa possa essere, perché non capiamo. Ah, ok. Questo qui praticamente è un vestito di nuovo molto molto bello, che anche vedendolo così mi piace un sacco. Ha praticamente la manica con le spallotte, spalline, non lo so. Comunque con il rinforzo all'interno che però volendo si può rimuovere ed è bellissimo perché ha la manica tutta arricciata e lunga e dall'altra parte invece rimane completamente scollato, quindi è totalmente asimmetrico e per il resto è proprio un tubino semplicissimo che dovrebbe arrivare appunto a mezza gamba. C'era sia in nero che in questo bellissimo color vinaccia, un bordo scuro, e io non sto neanche a dirvelo, ovviamente ho optato per questo colore. Visto così, finora è insieme alle scarpe la cosa che mi piace di più in assoluto. Sulle altre sono ancora abbastanza indecisa. Di questo qui ho preso sempre l'XS e l'ho pagato 16 euro. Purtroppo non veste come immaginavo, a parte che è molto 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 lungo, mi arriva quasi all'altezza delle ginocchia e quindi non è assolutamente come immaginavo, però quello sarebbe risolvibile. Il problema è che non so se in videocamera rende, ma rimane piuttosto largo, cioè preferivo un tubino un pochino più attillato. Vedendolo nelle immagini sul sito, perlomeno mi sembrava così. Quindi su questo sono molto molto indecisa. Peccato perché la forma è veramente bellissima e non ho altri vestiti fatti in questo modo. Facciamo così. Aspetto di sapere cosa mi consigliate di fare voi, poi come sempre chiedo anche a mia mamma e nel caso provo a farlo accorciare un pochino perché così è veramente troppo troppo lungo, perlomeno su di me, che non sono tanto alta, questa lunghezza mi va proprio a tagliare le gambe e quindi insomma vado a sminuire anche il vestito in sé, che se no è molto carino, è molto ben rifinito. Oggi è l'haul dell'indecisione, non so bene cosa fare, ma me lo aspettavo diverso, però allo stesso tempo non mi dispiace. Altra busta, tra l'altro basterebbe guardare sull'etichetta, questi qua sono dei jogger che ho preso, sono tutti neri fatti in questo modo. Il tessuto dalla foto mi sembrava un pochino diverso, però non è assolutamente male. La cosa molto particolare e che in realtà mi ha convinta subito a prenderli è stata che hanno la staffa sul fondo, io la chiamavo così, era una cosa che usavo quando andavo, boh, più o meno alle elementari, quindi assolutamente gli anni 90 ed era una vita e mezza che non vedevo un paio di pantaloni fatti così. Non so nemmeno se mi staranno bene, adesso li proviamo, però mi hanno ispirata tantissimo per questo dettaglio, per il resto sembrano molto comodi perché hanno l'elastico in vita stile tuta, la culisse per stringerli e sono super semplici per il resto. L'unica cosa, non so se in video si vedrà, però hanno la riga sul davanti cucita. E questi qui ho preso la XS e li ho pagati 25 euro, non erano in sconto. A parte che vista la lunghezza, la staffa è totalmente inutile su di me perché dovrebbero rimanere tirati, ma fanno un sacco di difetto sul fondo. Poi vabbè, non fate caso alle mie calzine bellissime in questo momento, solo che volevo provarli, ma sinceramente non mi sembra che mi valorizzino particolarmente, non lo so.
Aspetto di sapere anche cosa ne pensate voi, ma vedendoli indossati trovo che siano oltretutto un po' troppo larghi in vita, invece un po' stretti perlomeno per la mia fisicità nella zona dei fianchi, quindi non so bene se riuscirei ad utilizzarli e comunque dovrei sicuramente farli accorciare, quindi o far rifare la staffa o in ogni caso appunto su di me è abbastanza sprecata e inutile. E sinceramente è un peccato perché il pantalone in sé è veramente comodissimo, il tessuto è morbidissimo, è molto bello. Potrei pensare eventualmente di utilizzarlo come pantalone da casa. Penultimo acquisto dovrebbe essere un mega maglioncione che però non mi sembrava assolutamente così sul sito. Questo qui non mi piace tantissimo, sembrava molto molto diverso. In realtà è super super pesante, sul retro io l'avevo preso come maglione da sera, quindi proprio non ci eravamo capiti o la foto non rendeva proprio tanto giustizia. Sul retro ha tutta la cerniera fino in fondo e per il resto rimane fatto in questo modo, quindi è molto molto pesante, un po' peluscioso e ha questo mix di nero con degli inserti bianchi. Non lo so, nella foto mi sembrava diverso, ma magari sono un po' rinco. Io. Sì, non so perché, probabilmente mi sembrava più paiettoso con degli inserti, sapete, in lurex dovrebbero essere, vabbè, insomma, quegli inserti un po' sberluccicosi. Comunque, ho preso sempre XS e l'ho pagato 22,96 invece che 32. Sicuramente è bello pesante. Sinceramente, anche indossato mi convince poco. Penso che questo lo restituirò perché mi sembra che ingoffisca parecchio e poi appunto me l'aspettavo completamente diverso, oltretutto da sola è scomodissimo da chiudere perché appunto ha tutta questa cerniera sul retro che oltretutto è freddissima, quindi boh, sinceramente questo a me non piace, però ovviamente aspetto di sapere anche cosa ne pensate voi. E per finire passiamo alle scarpe, ho preso sempre il 37 e facciamo come prima l'effetto dodon, anche se più sparaflescianti di quelle di prima non credo ne esisteranno. Comunque le scarpe che ho preso sono queste. Sto perdendo pezzi ovunque e sono praticamente sempre a calza, però in questo caso sono totalmente in velluto, tendente al rosa, cioè nella descrizione si chiamano rosa, però in realtà io vedendole così le definirei più marroncino beige, non so bene che colore stia venendo in videocamera, ma vi assicuro che dal vivo sì, sono più marroncino beige. A differenza delle altre, hanno il tacco che sembra molto comodo perché è bello largo e sicuramente un pochino più basso, e per il resto sono semplicissime. Un po' come quelle che si vedono da Bershka, da Zara, da Stradivarius, ce ne sono più o meno ovunque, però io vi stupirò, ma non ne avevo ancora preso neanche un paio. Quindi questa mi è sembrata una buona occasione per rimediare. Queste qui non erano in saldo e costavano 28,50 euro. Sono un pochino scomode da indossare, nel senso che sono ancora un po' rigide, ma penso che sia dovuto al fatto che comunque non sono ancora state utilizzate, poi credo possano prendere la forma del piede. E comunque una volta indossate sono veramente qualcosa di comodissimo e anche molto d'effetto, secondo me. Non so perché non mi ero ancora decisa a prendere un paio di scarpe simili. Meno male che ho fatto questo video perché sicuramente le userò tantissimo. Sono anche molto facili da abbinare proprio perché non sono effettivamente rosa, ma sono più appunto un beige spento, un rosa antico tendente al marrone. Insomma, non so bene come descriverle, ma spero che in videocamera rendano, ma nel caso ve le farò vedere poi nei vlog. Comunque veramente indossate sono qualcosa di super super comodo, a differenza di quelle fucsia che forse sono più d'effetto, però vi assicuro sono anche il triplo più scomode. E niente, ce l'abbiamo fatta, quindi questi erano tutti i miei acquisti fatti su Amazon per quanto riguarda la loro linea di abbigliamento e devo dire che come voto nel complesso gli darei un 6,5, 7, non mi ha convinta del tutto, però allo stesso tempo mi ha anche un pochino stupita. Non sono stata larghissima di manica, me ne rendo conto, però voglio anche aspettare di sapere cosa ne pensate voi e soprattutto se avete già acquistato qualcosa appunto di questo nuovo brand, che sicuramente potrebbe essere un'alternativa a Zara, Stradivarius, H&M per quanto riguarda i capi basic, però per le cose un po' più particolari, sinceramente, non lo so.
Non mi convince ancora, forse devo dargli un'altra chance. Anche se alcune cose, tipo le scarpe, sono veramente bellissime e soprattutto rapporto qualità-prezzo ottimo, secondo me. Dai, facciamo così: nel complesso gli diamo 7 o 7,5. Ho già cambiato idea. Meno male che non faccio l'insegnante, perché sennò sarei un disastro a dare i voti. Comunque, io come sempre aspetto di sapere tutto nei commenti qui sotto. Smetto di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!